Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Acquerello per principianti. In questo episodio parleremo di un argomento che mi è stato tanto richiesto, ovvero quali sono i materiali fondamentali che devo comprare per cominciare a dipingere con l'acquerello. Quindi io sono un principiante, io sono uno studente e voglio capire come muovermi in questo mare magnum di infinite possibilità, perché entri in un negozio di belle arti e hai di fronte scaffali e scaffali pieni di materiali e magari potresti confonderti, non sapere bene quale scegliere, come fare, quindi la scelta più giusta, quella più oculata. Nello stesso tempo, se acquisti online è ancora peggio perché hai ancora più materiale, ancora più cose e magari potresti essere un po' confuso. Allora, innanzitutto, un po' di confusione all'inizio è normale, comincerete a capire piano piano con l'esperienza, però se io posso darmi una mano secondo l'esperienza che io ho accumulato in questi anni, ben venga, molto volentieri, è lo scopo del mio canale. Allora, sostanzialmente i tre oggetti fondamentali che vi servono per dipingere ad acquerello sono acquerelli, carta per acquerello e pennelli. Adesso cercherò di parlarvi di ognuno di questi argomenti, cercherò di essere breve, ma nello stesso tempo di darvi le indicazioni il più possibile precise. Ovviamente è una mia visione rispetto alla cosa, sicuramente là fuori ci sono tantissimi acquerellisti professionisti che hanno una visione un po' più purista rispetto alla mia, però io vi dico quello che ho appunto maturato io secondo la mia esperienza e secondo il mio punto di vista. Allora, io sono dell'opinione che si possa fare dell'ottima arte anche senza spendere delle cifre veramente tanto alte. Ovviamente non c'è assolutamente nulla di male, chi ha la possibilità di spendere di più, ben venga. I prodotti professionali, quelli proprio pensati per i professionisti, costano tanto, ma perché le materie prime sono pregiatissime, quindi vengono utilizzate delle materie prime e vengono soprattutto studiate delle formule, specialmente per quanto riguarda i colori o per quanto riguarda la carta, per esempio, delle formule appositamente pensate per facilitare il compito dell'artista, quindi per aiutare l'artista ad avere il massimo del risultato con il mezzo che sta utilizzando. Quindi sicuramente le pagate tanto, ma ovviamente valgono tanto queste materie prime, questi materiali. Però io sono anche dell'opinione che si possono trovare, esistono in commercio dei prodotti che sono davvero molto buoni, per non dire anche ottimi in alcuni casi, e che hanno dei prezzi davvero accessibilissimi, in alcuni casi molto bassi. Quindi esiste un buon rapporto qualità-prezzo anche nel mondo dell'arte, quindi perché non approfittarne? Quindi per quello che posso vi dirò quelle che sono secondo me le scelte migliori in fatto di pennelli, di carta e di acquerelli. Allora, sicuramente per quanto riguarda gli acquerelli, innanzitutto come gamma di colori da acquistare, lo ripeto spesso, l'ho già detto e l'ho anche scritto in Facebook, spesso scrivo dei piccoli post e poi tra l'altro nel mio Facebook, che vi lascio qui in sovraimpressione e vi invito a seguirmi in Facebook perché comunque cerco di tenerlo il più possibile aggiornato, nel mio Facebook ci sono anche degli album dedicati, oltre che ai lavori che trovate anche già qui nel mio canale e ai coming soon, quindi avete anche, diciamo, cerco di darvi sempre la sorpresa di quello che arriverà prossimamente e qui non lo potete trovare, lo faccio solo su Facebook, però soprattutto sto cercando di creare degli album dove parlo dei materiali, quindi ci sono anche proprio degli album dove vi metto l'immagine e il riferimento del prodotto per parlarvene, prodotti ovviamente che io ho testato, non parlo di cose che non conosco. Comunque, per quanto riguarda gli acquerelli, nel mio canale ci sono già tantissimi video rispetto ai materiali, ma sono tutti frammentati e comunque vi metterò i riferimenti qua sotto. Per quanto riguarda gli acquerelli, partiamo dal più basso, cioè quello col prezzo più basso, che sono, già lo sapete per chi mi segue, sono questi e sono gli acquerelli della Lidl. Io ne ho parlato in un video specifico di prove su strada che vi metto cliccabile e con il link in uscita qui, cliccando qui. Clicca qui per vedere il video. E quindi questi acquerelli
io ve li consiglio perché, allora, sono un prodotto considerato per hobbisti, ma in realtà io davvero li sto usando tantissimo in questo periodo, non solo per sperimentare, ma anche per realizzare dei veri e propri lavori, cioè li ho proprio usati per realizzare dei lavori ad acquerello, di cui vi parlerò e che vi farò vedere più avanti. E io li trovo davvero un prodotto buonissimo. Purtroppo c'è un unico inconveniente, cioè questi non li trovate dalla Lidl con sempre, non sono un prodotto diciamo fisso. La Lidl fa delle promozioni a cicli, randomicamente e ciclicamente fa queste promozioni, queste diciamo... neanche promozioni, non so come si possano definire, comunque tira fuori dei prodotti e li mette in vendita ciclicamente, e tra cui anche prodotti di belle arti, svariati, di vario tipo, non solo gli acquerelli, ci sono gli oli, le tempere, pennelli, tele, di tutto, di più. E quindi quando li trovate, mi dispiace che non possiate correre a comprarli, però quando li trovate, perché sicuramente li tireranno di nuovo fuori prima o poi, perché davvero nel corso degli anni li ho visti un sacco di volte, questi acquerelli comprateli perché sono davvero davvero buoni. Se la Lidl non li farà più, io veramente cercherò di contattare anche l'azienda produttrice perché, per capire dove vengono venduti, perché sono davvero ottimi. E questa confezione di 12 tubetti da 12 ml costa soltanto 2,99 euro. E so che sembra assurdo e impossibile, ma veramente vi dico, provateli, ma sono davvero davvero buoni. Io ero super scettica, pensavo fosse impossibile avere degli acquerelli buoni a un prezzo così tanto basso, ma tanto basso, e in realtà, rivelazione, è un miracolo secondo me, questo è un piccolo miracolo. Quindi cercate questo prodotto, quando lo trovate ve lo consiglio davvero. Questo è il prezzo più basso in assoluto che io abbia mai trovato per degli acquerelli, soprattutto per degli acquerelli buoni come questi. Il secondo prodotto invece, di cui anche di questo ho parlato un sacco, e continuo a proporvi questo perché continuo a pensare che sia veramente la soluzione per rapporto qualità-prezzo e soprattutto per avere un prodotto di qualità, una delle soluzioni migliori, e sono queste, che sono le scatoline della Winsor & Newton linea Cotman. Questa è da 16, del 16 Demi-Godé, si parla di Demi-Godé in questo caso. Lasciate perdere che è sporchissima perché la uso un sacco. E ve ne ho fatta vedere un'altra da 12 colori, comunque vi metto il link cliccabile qui. E vi metterò il link comunque anche qua sotto. Allora, questa linea Cotman della Winsor & Newton è la linea studio. Tutte le marche produttrici di prodotti per belle arti, le più grosse, quelle che trovate proprio nei negozi di belle arti, hanno tutte quante una linea studio. La linea studio di solito è quella proprio pensata per gli studenti che da Che Mondo è Mondo non hanno tantissimi soldi da spendere e hanno bisogno di materiali un pelo meno pregiati per appunto sperimentare, per esercitarsi, e la linea studio di solito costa meno ma ha comunque una qualità buona, medio-alta diciamo. Quindi sicuramente se voi andate in un negozio di belle arti vi fate anche un attimo consigliare, però chiedete la linea studio, chiedete di questa marca c'è la linea studio, perché molto spesso, quasi sempre c'è e costa meno, e comunque la qualità è abbastanza buona perché sono marche di prodotti professionali. Quindi anche la Winsor & Newton è una forse tra le migliori marche produttrici di acquerelli, e la linea Cotman davvero è molto molto valida. Ovviamente anche qui, come sempre, io vi chiedo dei riscontri, dei pareri, delle opinioni, dei consigli anche per tutti quanti, per me e per quelli che leggono. Lasciatemi tanti commenti qua sotto dicendomi cosa ne pensate, se conoscete altre marche altrettanto valide come appunto la linea Cotman della Winsor & Newton. Io comunque questa ve la consiglio, la uso da davvero tantissimi anni, e se siete dei principianti, degli studenti, secondo me è davvero ottima. Come prezzo, io, allora, questa qui me l'hanno regalata, ma dovrebbe stare sui 20 euro all'incirca, quindi comunque non è un prezzo bassissimo, però è accessibile, cioè non si parla di 200 euro, si parla di 20 euro. La scatolina più piccola, quella da 20, scusate, da 12 Demi-Godé, l'avevo pagata 12,50 euro, quindi poco più di un euro per ogni
per ogni cialdina, che si chiamano in termine tecnico godet, anche se secondo me, io non sono così purista, molti acquarellisti ci tengono a essere così precisi, non si chiama cialda, si chiama godet, chiamatela anche cialda, l'importante è che la sappiate usare, la potete chiamare anche Gigia, non lo so, potete chiamarla Pinuccia, però l'importante è che la sappiate usare. Allora, quindi all'incirca, a seconda del rivenditore, quindi del ricarico che il rivenditore va a fare sul prezzo, comunque più o meno li pagate un euro, poco più di un euro l'uno. Tra l'altro, se li cercate online, spesso trovate delle grandi e buone offerte, magari anche nelle aste, per esempio su eBay, o comunque nei siti di prodotti di belle arti che vi linko qua sotto, spesso fanno promozioni e sconti, quindi andateli a cercare e questa qui è veramente valida. Come altri acquerelli invece sempre abbastanza accessibili, vi posso far vedere questi, che sono della Lucas, che è un'altra marca, secondo me è abbastanza buona, un po' snobbata, però è abbastanza buona. E questo qui io l'ho preso addirittura in un euro brico, perché tra l'altro un altro consiglio che vi do, andate a vedere in quei negozi di bricolage che hanno la sezione dedicata ai prodotti di belle arti. Di solito nella media sono pensati come prodotti, diciamo, per hobbisti, non sono prodotti professionali, però anche lì spesso ci sono dei piccoli piccoli miracoli e magari trovate dei prodotti che sono comunque molto buoni e che costano dei prezzi abbastanza bassi. Allora, adesso io non mi ricordo esattamente quanto l'ho pagato, ma sono molto molto sicura di ricordarmi che fosse un prezzo basso, quindi su un euro all'incirca così. Se voi lo sapete fatemelo sapere qua sotto, e se riesco a reperire delle informazioni ve le scrivo qui in sovraimpressione oppure sotto, oppure su Facebook. Comunque anche questi della Lucas secondo me sono abbastanza buoni. Poi ci sono questi qui che sono i Van Gogh, che sono della Talens. La Talens ovviamente è una marca grossa di prodotti di belle arti, la trovate nei negozi di belle arti. E i Van Gogh non sono affatto male, io li ho usati anni fa e mi ero trovata abbastanza bene. Tra l'altro, cialda, godet oppure tubetto, dipende tantissimo da quello che dovete fare. Se lavorate con formati piccoli va benissimo la cialda o il godet, altrimenti se lavorate con formati più grandi, vi serve tanta quantità di colore, allora vi consiglio il tubetto, perché con il tubetto fate molto prima, cioè quando prendete la cialda e dovete sciogliere il colore dalla cialda, state un'ora e mezza a farvi il vostro colore nel piattino. Con invece il tubetto riuscite a dosare meglio se la quantità che vi serve è una grande quantità, altrimenti se usate appunto formati piccoli va benissimo la cialda. Per quanto riguarda i pennelli invece, è un altro argomento molto interessante, anche in questo io faccio un po' la voce fuori dal coro rispetto ai soliti diciamo acquerellisti più classici, che normalmente consigliano il pelo naturale, quindi tipo pelo di martora e setole, quindi naturali, che di solito sono molto costose e sono sicuramente delle buonissime setole, sono degli ottimi pennelli, ma al di là delle mie idee etiche, delle quali non parleremo in questa sede, diciamo che io per anni, da sempre, ho usato le setole sintetiche. Ho parlato con tantissimi acquerellisti che mi hanno confermato che anche loro usano setole sintetiche tranquillamente e si trovano assolutamente bene. Addirittura anche in questo caso vi consiglio di andare a guardare in certi negozi di bricolage, tipo il Brico, Eurobrico, questi negozi qui, dove c'è sempre il reparto di prodotti per belle arti, perché anche in quel caso, soprattutto per quanto riguarda i pennelli, si possono trovare davvero degli ottimi pennelli. Anche i negozi di belle arti tengono pennelli di marche magari che fanno appunto linee molto economiche in settore sintetiche, che sono però molto buone, però li potete trovare appunto anche in questi negozi, sempre nel reparto hobbisti. Allora, per esempio, per farvi un esempio, c'è questo pennello qui. Questo signor pennello è il pennello che mi vedete usare praticamente in tutti i miei video di acquerello e la marca, io ora onestamente qua c'è scritto Easy, non so che marca sia perché non è riportata, e anche quando l'ho comprato ho cercato
e non ho trovato un riferimento. Se qualcuno di voi lo sa, me lo faccia sapere. Tantissimi di voi mi hanno detto: è un pennello Da Vinci. No, non è un pennello Da Vinci, a meno che non sia una sottomarca della Da Vinci, ma non credo, perché la Da Vinci fa comunque quasi solo pennelli professionali e costosi. Allora, questo pennello qui, questo qui è nuovissimo, perché io continuo a ricomprarli, continuo a tornare all'Eurobrico dove li vendono, almeno nella mia città, e continuo randomicamente ogni tot mesi a comprarne uno e lo metto da parte, perché sono veramente fantastici. Questo è il numero 12 ed è, come vedete, appunto nuovissimo. E questo qui è il suo gemello, il suo cugino, il suo fratello più grande, che è appunto il pennello che mi vedete usare nei primissimi video, e appunto ce l'ho da penso 5 anni e comincia soltanto adesso a dare dei problemini. Come vedete le setole sono scurite, la punta si è leggermente modificata. E il problema in realtà di questo pennello ora è che la ghiera sta cominciando a staccarsi. Però le setole, al di là dell'essersi scurite con il colore, con l'utilizzo, sono ancora attaccate, non se ne è staccata nemmeno una, non perdono nemmeno un pelo questi pennelli. E l'ho pagato, questo qua costa meno di 5 euro. Ed è un prezzo davvero ottimo, perché insomma chiunque ha 4,50 euro, 5 euro da spendere per un pennello. Stessa cosa per gli altri pennelli che io uso, che sono sempre in setole sintetiche, e ne ho di vari tipi. E allora, anche per quanto riguarda gli altri pennelli, vi consiglio comunque, soprattutto se siete dei principianti, di acquistare setole sintetiche, di acquistare pennelli che siano abbastanza economici, perché non c'è una grossissima differenza se non dovete lavorare ad un certo livello. Ovviamente poi dipende molto da quello che fate. L'acquerello si usa di solito su carta, sulla carta non è così problematico l'uso del pennello sulla carta. Poi l'acquerello è un mezzo molto delicato, non si rovinano così tanto i pennelli. Mentre invece un altro discorso è se si usano gli oli sono aggressivi, anche gli acrilici, quindi là già cambia tutto il discorso. Ma per quanto riguarda gli acquerelli non c'è assolutamente bisogno, secondo me, di spendere l'ira di Dio. Anche qui ovviamente è soggettivo, se ci avete la possibilità e volete fare un grosso investimento sui pennelli, nulla ve lo vieta. Per quanto invece riguarda i tipi di pennelli che vi servono per cominciare con l'acquerello, a mio avviso un solo pennello come questo, piuttosto grande, quindi un numero abbastanza alto, tipo questo che è un 12, questi sono pennelli a punta tonda, che hanno le setole molto spesse, molto folte e lunghe, perché devono fare da serbatoio, cioè l'acquerello ha tanta acqua, ovviamente è super acquoso, quindi il pennello deve risucchiare all'interno l'acqua in maniera da poi rilasciarla mentre si dipinge. Quindi quello che vi serve è un pennello con setole abbastanza lunghe, spesse, quindi denso di setole, ma l'importante secondo me è che abbia la punta abbastanza affilata, come vedete qui, quindi una punta affilata che vi permetterà di fare anche dei dettagli più di precisione. Se prendete un pennello di questo tipo con la punta affilata, secondo me non vi servono chissà quanti altri pennelli, ma se volete altri pennelli potete acquistare dei pennellini di precisione tipo gli Zero, o ancora meglio un Rigger o un Tiraline, o pennelli anche più piccoli. Comunque diciamo che in genere, in linea di massima, i pennelli come misura migliori sono tre numeri, quindi un 12, un 8, un 6 più un tiraline o un rigger o dei pennellini di precisione molto sottili come questi, che come vedete sono sottilissimi. E una pennellessa. La pennellessa anche lì dipende da come diciamo, la misura dipende moltissimo dall'utilizzo che ne fate. Secondo me una misura media come questa, che ora non c'è, non si legge nemmeno più il numero perché è vecchissima, come vedete è distrutta, ma appunto secondo me una misura così, insomma un 3, un 4 va benissimo. E questa qui nel particolare è di Stamperia. Anche marchi brand come Stamperia, per esempio, che produce
materiale per appunto hobbisti, per crafting eccetera, producono pennelli in setole sintetiche davvero secondo me ottimi, e anche questi li trovate oltre che nei negozi di belle arti anche nei negozi di appunto per hobbisti, per bricolage. Quindi per quanto riguarda i pennelli, secondo me tranquillamente setole sintetiche e questi tre pennelli. Pennelli a punta tonda, almeno sicuramente uno o eventualmente tre, e una buona pennellessa. Mentre invece per quanto riguarda la carta, ne ho parlato veramente tantissimo, ma ripetiamo i concetti fondamentali. Allora, per quanto riguarda la carta, ovviamente la carta forse è tra le cose, tra i materiali che costano di più per l'acquarello, perché fa davvero tanto la differenza, cioè se comprate una carta non adatta all'acquarello, la differenza del risultato si vede, cioè se la carta è scadente, il risultato sarà inevitabilmente scadente per quanto voi siate dei geni dell'acquarello. Ora, ci sono anche in questo caso delle carte che per rapporto qualità-prezzo sono buone. Io vi posso sempre dire quelle che utilizzo e che ho utilizzato finora. Tantissimi, per esempio, mi hanno parlato bene della Dahlia Rowney, mi sembra che si chiami, e io non l'ho mai provata, lo ammetto, finora non l'ho mai provata, però tanti me ne hanno parlato bene, per dirne una. Quello che utilizzo di solito, lo sapete, sono carte della Canson, varie svariate linee, dalla più costosa, che è la linea Arch, che è una carta unica nel suo genere, meravigliosa, forse una delle migliori al mondo, fino ad arrivare a carte più economiche, che sono magari di cellulosa ma lavorate in maniera da essere adatte all'acquarello, come la Monval e la Vidalon, di cui ho parlato tantissimo, e vi metto tutti i link qua sopra per andare a rivedere i video in cui parlo di queste carte senza essere ripetitiva. Comunque la carta secondo me è importantissima, molto meglio se riuscite ad acquistare una carta a cotone. Se non riuscite ad acquistare una carta cotone, per piacere acquistate una carta di cellulosa ma che sia adatta all'acquarello, cioè che non sia una carta di cellulosa qualsiasi. Non vanno bene tutte le carte per l'acquarello. L'acquarello necessita una carta particolare perché deve avere una certa assorbenza, una certa grammatura, deve essere abbastanza spessa, insomma ci sono delle caratteristiche. Comunque vi rimando a tutti i video sulla carta che ho già fatto, nei quali sono sicuramente molto più esaustiva di così. Ma vi dico, anche in questo caso, trovate sicuramente delle carte con un buon rapporto qualità-prezzo. Attualmente la mia preferita in assoluto è la Vidalon, la sto usando un sacco e la sto amando tantissimo. Però essendo un prodotto abbastanza nuovo, tanti di voi mi dicono che non riescono a trovarla, purtroppo. Quindi fatemi sapere se l'avete cercata e se avete avuto problemi, in maniera che così cerchiamo di capire e trovare delle soluzioni. Bene ragazzi, questi erano i tre argomenti che volevo affrontare in questo video, quindi acquarelli, pennelli e carta per acquarello. Spero di avervi dato delle informazioni abbastanza valide. Come colori da acquistare, faccio un'ultima postilla, quello che ho sempre detto è che la cosa migliore è comporsi i propri colori, quindi acquistare per lo più i colori primari. Quindi giallo primario, rosso primario e blu primario, che sono appunto giallo primario, magenta e ciano. Vi servirà sicuramente poi un altro blu e un altro rosso, quindi vi consiglio un blu oltremare e come rosso un rosso più aranciato, tipo un vermiglione, o comunque un rosso che tenda più verso il giallo, che sia più aranciato e meno freddo come il magenta. Vi serviranno poi i colori delle terre, quindi terra di siena bruciata, terra di siena, ocra e terra d'ombra, e basta, non vi servirà molto altro. Quindi questi sono i colori che vi consiglio per cominciare, e poi appunto cominciare a comporre, mescolando insieme i colori vi potrete fare tutti, più o meno tutti i colori che vi servono. Quindi ripeto, spero che questo video vi sia stato abbastanza utile, fatemelo sapere con tanti commenti qua sotto, e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Acquarello per principianti. Un bacione e alla prossima, ciao! Ricordati di iscriverti al canale e condividere i video su tutti i tuoi socials. Clicca qua sotto per vedere altri video.